Sì, però stai calmo. Devi stare molto, molto calmo giunto lì. Guarda, alzo anche le mani in segno di resa, vengo in pace, te lo garantisco, vengo in pace. Uno non può neanche fare mezzo video in cui si dice preoccupato per quelle che sono le cessioni, perché se no vengano bloccati gli ingressi, che questo arriva lì, butta sul tavolo delle offerte e queste offerte vengono accettate dal giocatore e molto probabilmente anche dal club. Io stamattina vi ho detto, la Juventus ha delle priorità, dove investire, dove spendere dei soldi veri nel senso di investimenti pesanti. Per il resto sono tutte delle occasioni che cerca di andarsi a prendere. E avevamo anche parlato di preoccupazioni legate a quelli che potevano essere i difensori, o comunque la batteria di difensori, quindi centrali e terzini, esterni, per dirla tutta, ed eccoci qua che Giuntoli all'improvviso va un pochettino a disturbare l'Inter, perché l'Inter stava trattando questo giocatore con il Verona, non si riusciva a sbloccare la trattativa. Giuntoli si è inserito con una telefonata, ha sondato la disponibilità del ragazzo di vestire il bianconero e poi ha parlato con il Verona. Prima di andare avanti, voglio mostrarvi questa. Questo è il profilo Twitter di David Cabal. Non credo che ci sia altro da aggiungere. Sono andato a mettere like proprio in questo momento quando ho trovato questa foto. Quindi immagino che quando il telefono è squillato con scritto Cristiano Giuntoli, questo sia un pochettino impazzito. Quindi chi sono io per dire no a questo vecchio cuore bianconero? Letteralmente, nel vero senso della parola, Cabal sicuramente sarà entusiasta di vestire il bianconero. Ma di chi stiamo parlando? Difensore dell'Hellas Verona, ha giocato nell'ultima stagione a Verona in Serie A, aveva giocato anche nella stagione precedente, ha collezionato 22 presenze nell'ultima appunto stagione ed è un giocatore che può giocare sia da centrale difensivo ma soprattutto anche come terzino sinistro. Quindi questo è un giocatore di nazionalità colombiana e quindi quando ho letto questa roba mi si è accesa anche un attimino la lampadina, ho detto attenzione cavolo, ma noi abbiamo già tesserato Hasic che si sta allenando con la prima squadra e in seconda battuta abbiamo tesserato Douglas Luiz, quindi sono finiti, sono terminati gli slot destinati agli extracomunitari a tesserare, quindi ho condiviso questo dubbio su Twitter e per fortuna una community molto molto attenta mi ha ricordato che, dato che mi era sfuggito questo particolare, quindi cerco di spiegarlo anche a voi, magari i meno attenti o quelli che si erano dimenticati come me, il trasferimento interno al campionato di Serie A non ha necessità di un passaporto comunitario. Quindi internamente alla Serie A i giocatori extracomunitari possono essere acquistati anche tutti dalla Juventus in maniera ipotetica e ovviamente in maniera utopica, però questo è quanto. Quindi Giuntoli che inizia a ragionare su quelli che sono i giocatori che molto probabilmente dovranno cercare di completare la rosa a disposizione. Un'azione di manovra che ricorda quella già avvenuta a gennaio, sempre ai confronti dell'Inter, per Thiago Jalot, un giocatore che interessava i nerazzurri a parametro zero. Giuntoli si è mosso in anticipo, con precedenza, ha pagato una percentuale minuscola al Lille e si è assicurato Thiago Jalot, che in questo momento sta lavorando alla Continassa agli ordini di Thiago Motta. Quindi giocatori che comunque sono interessanti anche per un club come l'Inter che ha sicuramente la rosa migliore del campionato, tant'è che sono i campioni d'Italia in carica, sono anche la rosa che in questo momento è da battere se vogliamo ragionare sulle grandi potenze del campionato italiano, quindi sicuramente quando sono nomi condivisi significa che sono grandi giocatori. Ancora una volta l'Inter, ancora una volta un difensore, ancora una volta la Juve che cerca di anticipare tutti, Gleison Bremer, anche se lì stiamo parlando di una storia a colpi di milioni di euro, dato che la Juventus aveva reinvestito gran parte del ricavato che derivava dalla cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco. Quindi la Juventus che continua questa sorta di azione, di manovra, di disturbo nei confronti dell'Inter per un giocatore che potrebbe giocare in due posizioni. Questa cosa, questo ingresso, questa trattativa legata a Cabal non va assolutamente ad intaccare l'interesse per Todibò. La Juventus vuole cercare di fare Todibò come giocatore da mettere al fianco di Bremer al centro della difesa, nei due difensori centrali, mentre Cabal potrebbe essere utilizzato anche sull'esterno. Quindi questa è un pochettino l'idea di Thiago Motta, un pochettino l'idea della Juventus. Se siete interessati ad approfondire questo discorso legato a Cabal, cercherò nelle prossime ore di creare appunto una sorta di file come quelli che abbiamo già visualizzato perché Frenturam
e anche Douglas Luiz, e andremo ad analizzare vita, morte e miracoli di questo giocatore colombiano che diventa un po' l'erede di Cuadrado, dato che dopo l'addio di Juan non avevamo ancora avuto nessun colombiano alla Juventus. Cuadrado che è andato all'Inter, Cabal che poteva andare all'Inter invece va alla Juventus. A volte i giri del destino sono abbastanza ironici e sembra che si incastrino tutte queste cose alla perfezione. Quindi Thiago Motta aggiunge molto probabilmente un tassellino, anzi Giuntoli aggiunge un tassellino a Thiago Motta. Prima di partire speriamo per la Germania possa concretizzarsi tutto, ma questa è la dimostrazione come davvero nel mercato da un momento all'altro possano sbloccarsi quelle che sono da considerarsi come trattative minori. L'Inter non andava sicuramente ad acquistare Cabal come difensore titolare all'interno dello scacchiere di Simone Inzaghi, la Juventus va ad assicurarsi quello che è stato un prospetto interessante che si è messo in mostra negli ultimi campionati. Giuntoli sta cercando di monitorare con particolare attenzione il mercato di quei giocatori che non hanno chissà quale valutazione. Non stiamo parlando di una valutazione elevatissima anche dal punto di vista dell'ingaggio, stiamo parlando di cifre super super abbordabili, e per una decina di milioni di euro non c'è necessità di andare a cedere, anzi questo potrebbe essere anche un incentivo magari nei confronti di alcuni giocatori. Ne cito due, De Sciglio e Kostic, perché potevano magari mettersi in testa che, ma guarda, alla fine gioco su tutte e due le fasce, De Sciglio, oppure posso anche adattarmi alla difesa 4 a Kostic. No, guardate ragazzi, che noi ci stiamo muovendo, stiamo cercando di fare una sorta di costruzione della rosa che va anche oltre i vostri nomi. Quindi questo ingresso sicuramente mette anche un po' di pepe al sedere o di pressione a quei giocatori che dovrebbero muoversi, tornando a quello che è stato l'argomento di oggi. Tra l'altro ci sono delle nuove facce alla Continassa, nuove e vecchie facce, perché è tornato Nicolò Fagioli, perché sta tornando Dusan Vlahovic, già venerdì si allenerà agli ordini di Thiago Motta, ci saranno i primi allenamenti di Vlahovic con la Juve di Motta. Fagioli è tornato prima dalle ferie per iniziare questo lavoro, direi che è una scelta super condivisibile la sua, che sicuramente nella sua testa avrà la volontà di farsi perdonare quello che è stato un anno abbastanza travagliato all'interno dell'ultima stagione, ed è ufficiale il rinnovo fino al 2028 di Fabio Miretti. Abbiamo avuto questa comunicazione sui social della Juve di un giocatore che meno male è in uscita, ci aspettiamo di poter vedere in uscita quantomeno in prestito. Poi abbiamo visto che anche il rinnovo del contratto non conta niente, chiedere a Daniele Rugani per ulteriori informazioni, però Miretti è un giocatore della Juventus, ha rinnovato il suo contratto con la Juventus, e a meno che non rimanga in rosa come vice, io dico vice commercio perché mi aspetto che la Juventus poi andrà a chiudere Cop Mainers, però come riserva ipotetica di quel giocatore che verrà acquistato e giocherà come trequartista nel 4-3-1, quello che dovrebbe essere il 4-2-3-1 di Thiago Motta. Rugani che dovrebbe uscire, De Sciglio che dovrebbe uscire, quindi la Juventus che va a comporre una linea 4 magari come centrali composta da Bremer, da Danilo che secondo me vedremo in quella posizione, da Thiago Jalot che secondo me vedremo in quella posizione. Poi bisogna capire anche quello che sarà il futuro di Gatti, perché secondo me Gatti potrebbe essere utilizzato come terzino di destra, c'è Cambiaso che può giocare sia a destra che a sinistra, c'è appunto Cabal che dovrebbe giocare a sinistra. Comunque vedete, sono anche dei giocatori abbastanza intercambiabili, quelli che possono fare i terzini, quelli che possono fare i centrali, e per come ci siamo sempre raccontati l'approccio di Thiago Motta sulla linea difensiva, e quindi i terzini che non sono terzini di spinta sono quasi dei centrali aggiunti perché uno si alza e vanno a costruire in quel modo lì, ecco, anche il nome di Cabal come il nome di Thiago Jalot vanno ad incastrarsi all'interno di quel tipo di costruzione dal basso, quindi ecco, o come poteva essere Calafiori, assolutamente come poteva essere Calafiori, che abbiamo visto sia fare il centrale sia fare il terzino, anche se Calafiori sappiamo è un giocatore che in questo momento ha la priorità legata all'Arsenal, finché non chiude ovviamente l'Arsenal se ne può parlare, però è un giocatore che mi aspetto di vedere all'interno della Premier League, a meno che Giuntoli non stia cucinando anche qui qualcosa di molto bizzarro, di molto particolare. Comunque un altro colpo di mercato che sembra pronto ad essere chiuso, un altro di quei colpi come potete vedere in cui non si va a spendere chissà quanti soldi, perché voglio ribadire questo concetto, l'ho fatto anche nei commenti dell'ultimo video, la Juventus oggi non è una squadra che ha 50 milioni di euro da mettere sul tavolo e dire ok te lo compro, questa 50 te ne do 50, no, bisogna trattare, bisogna cercare di portare giù, bisogna cercare di inserire delle contropartite, bisogna cercare di cedere dei pezzi, di cedere dei giocatori, cercare di inserire, di migliorare dei bilanci, di autofinanziarsi e comunque cercare di aumentare la qualità della rosa. È difficile perché è un mercato più intelligente,
un mercato più ristretto, è un mercato anche più ampio, dove devi fare tantissime operazioni di mercato e tutte quelle operazioni di mercato diventano una sorta di effetto domino. Se esce qualcuno, entra qualcun altro. Oppure vai sul mercato delle occasioni, delle opportunità e provi ad inserirti all'interno di trattative che sembravano chiuse, ma alla fine non lo sono, come questa tra Cabal e l'Inter. Poi io il mio sogno lo metto lì, anche Calafiore non è ancora chiuso, se proprio si riuscisse a portare a casa pure lui, beh, mi farebbe molto piacere. Fatemi sapere la vostra opinione sotto nei commenti. Questo video non pensavo di poterlo fare, di vedervi nuovamente in questa giornata, eppure giunto lì ha detto no, adesso ci penso io.